questo è stato quello che avete visto, la specialità della carambola a tre sponde, la specialità dei cinque birilli, giocata ai massimi livelli mondiali, per arrivare poi a questo, alle due semifinali che ci hanno fatto tanto emozionare oggi, che hanno visto i più grandi campioni della specialità, come vi ho detto, incontrarsi in una location fantastica, relativamente piccolo, il padiglione Expo di Calangianus, ma che ha raccolto le emozioni, tante nazioni tutte insieme, tutte per arrivare a vivere questo, l'atto finale. Dal buio che vedete adesso sul biliardo televisivo, a brevissimo la luce per la presentazione di quelli che saranno le due coppie finaliste. La cittadina gallurese, proprio nel connubio dello sport turismo, è riuscito, parliamo di Calangianus chiaramente, è riuscita con dei grandissimi organizzatori, con Paolo Scaramuzzi, Nerella Muzzi, Andrea Ivaldi e tutti quelli che hanno operato per realizzare tutto ciò, è riuscita davvero a tirare fuori un grandissimo spettacolo di biliardo, soprattutto di biliardo, ma soprattutto di sport. Le immagini che state vedendo sono il giusto epilogo di quello che noi da fortunati abbiamo vissuto in questi giorni. E allora tutti in piedi e pronti a godervi lo spettacolo qui da Calangianus. Eccolo lì, il biliardo televisivo, il biliardo che ospiterà l'ultima grande sfida per vedere chi sarà la coppia campione del mondo di biathlon. Inquadrato il mio socio Nicola Biondi, il mio grande compagno di viaggio che insieme al team di Billiard Channel ha portato nelle vostre case, speriamo in tanti oggi, queste splendide immagini. Sarà qui con me a breve a commentare questa finale, avremo qui con noi tra poco collegato anche il nipotino d'Italia della carambola, Alessio D'Agata, che ci ha tenuto compagnia insieme a dei grandi, Marco Zanetti al commento, Roberto Turlà, insomma tutti quelli che sono convenuti qui per rendere questo un grandissimo spettacolo. E adesso lo spettacolo passa a voi, godetevi queste immagini perché sono veramente, veramente emozionanti. Noi ci risentiamo tra poco.
maratona è così bella, ad un evento così bello, ci siamo, ecco, innanzitutto il parco delle autorità, il sindaco di Calangianus, il presidente Mancino, Paolo Scaramuzzi, il presidente della Federazione Argentina, Gustavo Torregiani, insomma tutte le grandi autorità per coronare chiaramente con la loro presenza questo splendido avvenimento sportivo. Eccolo lì, le luci che si sono accese sul biliardo televisivo, pronte a vivere adesso il fascino dello sport. E la prima frazione, come sapete, è a carambola, ve l'ho presentato prima un po' al volo, adesso ve lo presento bene, non abbiamo la camera soggettiva addosso a noi, ma ormai avete imparato a riconoscere la sua voce. Sto parlando del nipotino dei soci, perché ormai se l'è beccato questo soprannome, Alessio D'Agata. Ciao. Ciao a tutti, dopo una bellissima presentazione adesso speriamo... Ti sei emozionato, Alessio, sì, molto, ti sei emozionato, è venuto la pelle d'oca. Tra l'altro, guarda, socio, ti dico in diretta una cosa, che come sai non mi ero preparato proprio il timing e ce l'ho fatta chiudere perfetto sul rullo dei tamburi, e quindi eccola qua, la stretta di mano con l'arbitro, il mio socio è ritornato a respirare. No, ma ormai sei abituato, non... la prima... Sì, poi nel frattempo, oltre alla presentazione, sarebbe carino che tu commentassi insieme a me, ad Alessio, questa manifestazione. Ciao socio. Ciao, bravo, ciao ragazzi. Comunque, bravissimo. No, ormai dai, aveva fatto tutto la Vale e Mirko, quindi io ho messo solo la voce. Sì, sì, sì. Beh, io te l'ho detto che l'avrei fatto, è l'esempio dei due mari che si toccano senza mischiarsi. E questa deve essere la dimensione, non ci deve essere promiscuità, ci deve essere il portare avanti entrambe le discipline, con la speranza che la carambola diventi ancora più grande in Italia e che il nostro gioco magari venga conosciuto davvero dall'altra parte del mondo, magari dove il nostro super Alessietto si è trasferito per diventare un professionista. E l'erede di questo signore coi capelli bianchi, classe 62, Marco Zanetti, numero uno del mondo. Parte proprio Zanetti, eh? Vince l'acchitto, sì. Questi sembrano tutti i replay quando li tira Marco. Comunque ti devo dire, ho parlato nell'attesa che, insomma, stavo durante la prova di Zanetti, mi sono messo un attimino lì seduto a Aniello e mi fa: speriamo chiuda in due. In due riprese. Ci abbiamo visto, ma magari chiudesse in due. Sì, a me. Vabbè, 25 in due volendo. Ha detto 12 e mezzo. Lui le può fare, ma ha detto. Assolutamente. Già vincendo la Kitto. Responde naturale qua, sì. Per Marco. Sì. Sponda lunga, sponda corta. La chiude direttamente. Di tre la chiude, sponde. Dici? Sì. La chiude. Sì. È una carambola, un po' di patema, dico, eh? È una carambola di quelle di cui Marco non sarebbe soddisfatto, lui che è abituato, giusto Ale, a prenderle non piene di più. Sì, infatti adesso è rimasto comunque, nonostante abbia preso una porzione di biglia sottile, sempre con una posizione favorevole, gli è rimasto il giro sulla rossa, porzione destra. Anche se è un po' l'unico neo. Ma, di Carré, chiaramente. Di Carré, sì. Di Carré. Quindi qua... Di Carré viene un giro stretto, socio. Sì. Certo, perché non è, questo non è un dribbling, ma è no, un traversino. Un traversino. Quindi un tre quarti palla per girare così un po' più scarso. Dipende come vuole evitare il rimpallo. È andato un po' più sullo scarso. Ok, quindi. Quindi siamo a tre. Oh, devo segnare le riprese, ragazzi. Una. No, vabbè. Uno. Allora, comincio a perdermele da subito. Qui guarda, parlavi di rimpallo, giustamente Alessio, guarda come si sono incrociate le biglie nel primo impatto. E qui tre sponde sulla gialla, parte sinistra di gialla, potrebbe anche tirare un 5 sponde, ma credo vada per le tre dirette, però sta brandeggiando veloce, infatti. Quindi, allora tira le 5 sponde, infatti. Vediamo se scappa da questo rimpallo, che è quello più rischioso. Bravissimo. Ma segno ancora Marco Zanetti, siamo a 4. Posiziona benissimo anche la biglia 3, che resterà biglia 3 perché andrà sulla gialla.
Qui tre sponde. Qui tre sponde di giro, l'unica deve decidere un po' di colpetto, eh? Può decidere di mandare la numero 2 sulla sponda corta giocando di biglia piena, oppure giocando con un po' di colpo basso, prendendo un quarto di biglia, diciamo deve decidere lo scambio del rimpallo. Tanto ha un po' di difficoltà, o perlomeno non è comodissimo per, proprio per la presenza della 3. Possiamo mandarla sulla sponda lunga che è sulla sponda corta per evitare rimpallo. Decide di mandarlo nella sponda lunga. E Marco ancora a segno, siamo a 5. Andiamo a vedere il viso di Aniello, ci sarà modo. La tensione di Michelangelo, che davvero era molto teso prima dell'inizio. No, comunque Michelangelo nelle competizioni internazionali, ancora una volta, peggior piazzamento è il podio per lui. Non ha mai fatto meno del podio quando c'è stato, mai. Chi un plus su sinistra di gialla? Sì, solamente la distanza non convince Marco, che preferisce giustamente di attaccare la rossa, essendo più vicino può essere anche più preciso. Quindi questa è una triestina. Una triestina nella rossa. Corta, lunga, corta. Corta, lunga, corta. E caramba. E caramba. E c'è ancora. Sei? Sei. Sei. Come inizio non c'è male. Insomma, ho visto inizi peggiori, socio. Vabbè, se io li faccio in 2 mesi, quindi... A 2 mesi a giocare tutti i giorni. Sì. Cioè, ormai biondi, prima mi tornava bianco dalle presentazioni, adesso niente. Proprio... sono proprio senza cuore, Gorina e figlia. E figlia, Juan Carlos Gorina, uno... Allora, sponda, poi queste sponda sono quelle biglia, che mi piacciono sponda di più. Sulla shock e poi lunga corta. Esatto. E vediamo se prende la volta. Lunga. Sì, perfetto, perfetto. No, bravo Marco! Grande Zanetti, 7. Fa voloso Marco Zanetti. Questa non era per niente facile, perché comunque la biglia numero 2 è molto distante dalla sponda corta, quindi dalla sponda lunga, quindi è molto difficile andare a agganciare la quantità giusta, ma Marco l'ha fatto. Ma strano che l'abbia fatto in modo impeccabile Marco, questo ragazzino, di primo pelo. Gioca sulla gialla, quindi ancora una triestina. Una triestina di poche, sì. Corta, lunga, oppure corta. Oppure candela, credo una candela di poco effetto, perché la triestina c'è rimpallo, quindi sta scegliendo una candela sulla gialla. Sì. E anche questa mi sembra... Questa larga non è. Ah, non può. L'avevo vista questa. Si ferma a 7? Insomma. Leggermente contrariato Marco Zanetti per questa. 7. 7. Vediamo il talentuoso vietnamita. Una bricolla sul... un personaggio fantastico. Allora, vogliono essere chiamati, ma hanno detto per nome. Quindi Tat. Chiamiamo Tat. Perché Tat. È loro usanza essere chiamati per nome. Si chiama Nguyen di cognome. Noi lo chiamiamo Tat. O il vietnamita, che non ci sbagliamo mai. Bricolla, corta lunga, corta lunga. Sulla bianca. Vediamo se la fa da quest'altra parte. Sarebbe molto fortunato, no? È un po' stretta questa. E qui Marco, un giro piccolo, lunga, corta, lunga? Sì, giro piccolo sulla gialla. Cercando di posizionare la gialla o nell'angolo opposto. Oppure può decidere di giocare una piccola porzione di biglia e metterla nell'angolo in alto a sinistra. Sì, sì. Quindi se giocasse di pochissima palla con un po' d'effetto a sinistra, se no senza effetto. Senza effetto, un po' più biglia. Sì. Okay. Quindi il bilanciamento che cercherà Marco è questo. Un po' più biglia, ma mandandola nell'angolo. Quella carambola l'ha fatto... questa gli è calata. Questa gliel'ha portata via al calo. Questa ma è successo calo. Qualcosa, questo forse un un'impurità. Questo è un calo. Ora, evidentemente l'ha presa un po' grossa. Credo per posizionare il numero 2. Come dicevi, sì, come dicevi sì. Però un pelo di biglia in più. Ma... Se ci manda replay di questa, poi quando
Mirko, sto chiedendo un replay di quella che ha sbagliato. Quindi noi non abbiamo lui, cioè non abbiamo Tony. Leggiamo questo mai? Per questa volta. Si è preso l'extra time, è troppa spinta, esce dal tavolo subito, troppo grossa probabilmente, no? È andato immediatamente avanti, esatto, ha preso una porzione di biglia più grossa e ha fatto subito una curva in avanti, di conseguenza ha guadagnato un angolo che non poteva più strisciare sulla corta e invertire. Terza ripresa per Marco Zanetti. E qui una bricolla di Zanetti sulla gialla, poi la corta e poi la rossa. E poi la rossa, bravissimo. Siamo alla terza ripresa. Terza ripresa, 7 la prima, 0 la seconda. Qui la mimica di Marco Zanetti. Qui un giro sulla rossa, lato destro, sia di 3 o di 5. Di 5 probabilmente per avere un posizionamento, una rimanenza. La rossa nell'angolo di destra del tavolo, quindi di palla grossa. Immagino, esatto. E lui viene da 5, sì, piuttosto. E direi che la fa piena di 5. Bravissimo. Non tanto in angolo, è riuscito a spostarsela anche piuttosto in mezzo. Su alcune cose di Marco stiamo facendo anche i gif, no, ormai siamo avanti tanto. Sulla destra della gialla. Lunga, corta. Sì, lunga. Ah no, sulla rossa. Di 5 spot. Mamma mia, che graffio di rossa ha preso, ragazzi. Ma che scherzi davvero? Ha preso no. Un graffio di rossa da delirio. Ma qui ci voleva Rintintin. Matteo direbbe da delirio. Da delirio. Da delirio. Il pelo della rossa stevola. No. Impressionante. No, cioè, non già è solo vero, pensare, ragazzi, di prendere una quantità del genere. Questo non è vero, non è, ragazzi. Questo no, è questo non è normale. Questo non è normale. Questo non è normale. Non è normale. No, sì, poi uno gli faceva da guida la gialla. Qualcosa bisogna dire, perché tre sponde naturale. Sì, questa senza problemi. E qui ancora dentro Marco Zanetti, siamo a 4. Sì. Poi anche il modo, Marco, comunque in cui come controlla il gioco. Questa è la terza ripresa, ma lui comunque sul tavolo gli errori che ha fatto non ha poi lasciato nulla all'avversario, cioè sì, sì, anche il controllo che ha proprio del è imbarazzante. Che tre sponde, lunga, corta, lunga, sì, o 5? 5? 3 o 5? 5. Evitare. Aspetta, la può fare lo stesso. Sì, ancora, se ci arriva è buono. È ancora un po' viva. No, un po' corta. Sarebbe stato sinceramente un po' troppo, questa. 10 in 3 per Marco Zanetti. 11 in 3. Qui. Terza ripresa anche per Tat. Qui può scegliere un lunga corta sul lato destro di Bianca. Un po' di effetto a destra. Molto
Delicatina. Delicata, sì, come biglia. Ma c'è beh, arrivando da lì non è proprio grandissimo come buco, ma gioca giustamente come ha detto Alessio, appena appena accennato, colpettino per far andare via dritta la, sì, la gialla. Se va a segno la sua prima, no, ancora non si è sbloccato il vietnamita. Guarda, quando hai detto effetto, sinceramente, per i miei rudimenti pochi, io se fossi stato, avessi avuto la stacchima, non avrei puntato effetto. Perché comunque questa ha tirato anche una forma di difesa, perché sì, la certo, sua biglia verso dipende la molto dalla quantità di biglia che vuoi giocare e dalla velocità che giochi. Lui per esempio adesso ha giocato un pelino più forte, ma se giochi un pelino più piano poi andava anche bene, okay, dare effetto. Lì proprio anche da noi conta tanto la velocità, ma qua in un modo però ci poteva anche stare senza effetto, senza un po' più biglio. Esatto. Pelo di gialla, lunga, corta, falla di 4, a partire dalla lunga. Ah, se l'è spostata. Pericolo di... Il rischio di rimpallo c'era. Quindi a vuoto la quarta ripresa per Marco. E adesso la quarta ripresa anche per il vietnamita. Si apre un po' il gioco qui. Ha un giro sulla bianca o lunga, corta, lunga, porzione destra di bianca, oppure può scegliere di attaccare la rossa. Decide per la bianca. Sì. Già consumato il time out, mi sembra. Tat. Sì, qua deve toccare sulla lunga circa il 10, un po' più stretto, mi sembra di vedere. Questa dovrebbe venire senza. Sembra viaggiare bene. Sì, eh? Sì, sì. E si sblocca. Perfetto, finalmente. Fatto un bel applauso di incoraggiamento anche del pubblico, che chiaramente vuole vedere una finale combattuta. Sì, davanti a circa, ho fatto prima, siccome non so, contato le file, ho contato tutte le file, ci sono 300 persone circa a vedere questa finale. Wow. Sì, guarda, ti dirò che sì, forse al mondiale qualcuno di più, ma siamo su, molto su quell'ordine al mondiale, sì. Giro sulla bianca, meno di un quarto di biglia, quindi di anticipo. Di anticipo, sì. Sembra viaggiare bene. Sì, anche questa è buona. Sì, sì, bravo. Sì, ha posizionato benissimo anche la bianca in maniera ottimale. Bravissimo, Tat. Adesso diventa una bianca attaccabilissima, probabilmente di 4, 3 o 4 sponde anche, sulla destra di rossa. O anche direttamente sulla rossa un 6 sponde con arrivo di lunga. 6 sponde con arrivo di lunga. Vediamo il... Ah sì, abbiamo detto la stessa cosa. Sì. Siamo Marco Zanetti che cerca refrigerio nel evitando il rimpallo. Mi sembra un po' stretto, sì, da dove esce, da dove passa per i birilli. Un po' stretto. Questa si può annoverare tra le occasioni mancate che un po' di rimpianti questa carambola la dà. Sì, perché comunque aveva un arrivo abbastanza comodo della bianca. Però anche perché rimanere in serie, come abbiamo detto più volte, rimane in serie e poi ne puoi fare altre 3-4. Esatto. Ti si sistemano bene, sei bravo tra giocarle bene, magari a qualche impatto ce l'hai anche fortunato, e più che altro non entra Marco. Poi sta Marco una poi volta. Tira Marco, infatti. Tre sponde sulla gialla. Sulla rossa. Sulla rossa, scusate. È leggermente largo, Marco. Leggermente largo. A vuoto anche nella quinta ripresa, due riprese a vuoto per Marco, la quarta e la quinta. Quindi ha fatto 7-0-4-0-0, giusto? Sì. Qui può decidere di giocare un reverset, sia lunga, corta, ritornare sulla sponda, sia sulla bianca che sulla rossa. Forse sulla bianca, adesso sulla bianca. Ha un po' più grande la rossa. Ah no, della il giro rossa. Sta giocando di 5 sponde. Ho il giro di 5 sponde. Questo sembra viaggiare molto bene, bravo, sì, sì, bravissimo. Buon posizionamento. Di solito anche quando si sceglie la 3 del reverse, si sceglie far diventare la 3 quella che è più vicina a sponda a sì, Alessio, quella do, sì, cioè quella che ti dà meno buco, diciamo. Esatto, sì, sì. Anche perché il reverse è un colpo delicatino. Delicatino anche da controllare, ci saranno dei sistemi anche lì, ma
Ecco, lì andiamo parecchio nell'empirico, nel senso che insomma, puoi utilizzare, si tratta di utilizzare entrambi, sistema e sensazione, e sensazione. Giocatore, esperienza. Non è come il sistema diamante, che comunque è molto più equilibrato, serve meno sensazione nel run per sé. Questa serve sicuramente. Eccolo qua. Stavamo parlando. Ecco qua, a ragion veduta, dici un bersaglio molto distante, una 3 di, molto distante anche da sponda. Qui era, diventava un bersaglio piccolo per, con un run versè. Sì, sì. Poi è andato troppo vicino all'angolo, comunque la biglia è tornata troppo velocemente sulla sponda. Esatto. E l'ha sbagliato sull'arco. La domanda è che guarda Marco? Qui sta guardando se tirare direttamente sulla sponda corta dopo l'impatto con la biglia. Sì, direttamente. Quindi corta, lunga, corta, lunga. Sì, a fare corta, 4 lunga. Sponde oppure arrivarci di 6. O di 4 o di 6. Credo 4 in questo caso. No, di 6. Scelto nel buco. Stavo però nel buco, stretta ragazzi. Di 6. Sì, stretta di 6. Mi vuoi dire che anche Zanetti ha tirato una zona? No, era una scelta. Questa. Scelta di 6 l'ha fatta troppo stretta, secondo me. Sì, lì non era proprio il buco. Il buco era. Perché comunque per farla di 4 invece devi passare molto vicino dalla rossa, quindi magari rischi di fare il punto in prima di una sponda, quindi ha preferito le 6 sponde, ma è venuto un po' stretto. Ma... Terza ripresa, vuoto lunga, un lunga, lunga, corta, lunga. Sì, oppure ci può arrivare anche dalla corta direttamente, così, bravo. Qui ho fatto anche filotto, Sì. Fatto il presidente Mancino della federazione e anche il presidente della FIPS Sardegna Paolo Scaramuzzi, che è uno degli organizzatori della manifestazione. Questa bellissima manifestazione. Sì, li ho nominati prima anche in presentazione: Paolo Scaramuzzi, Nerella Muzzi, sua moglie, Andrei Valdi con la compagna, insomma, una macchina organizzativa importante per mettere in piedi questo che è stato veramente. È stata veramente una festa del biliardo. D4, vediamo se prende il punto. E lo prende. Benissimo. Siamo a 2. È un Marco Portito fortissimo con una serie da 7. Poi nella terza ripresa ha fatto altri 4 qui e poi da un po' di tempo a vuoto. Qui può tirare un 5 sponde sul lato destro di rossa, effetto a sinistra. Sì, perché sulla sinistra in finezza è difficilissimo il trasponde, no? Ci potrebbe essere, ma deve alzare la stecca per creare un po' di curva, per creargli l'angolo. Esatto, perché non è naturale, quindi è naturale, hai bisogno certo. di... Certo. Oppure il 5 sponde sulla rossa, che comunque devi gestire bene la numero 2, che è sempre nella zona di arrivo. Ci potrebbe essere anche discorrente sulla grossa della rossa al 3 sponde, ma si leverebbe la bianca probabilmente. Passi molto vicino alla bianca, quindi non credo rischierà. Okay. Oppure c'è anche il giro nella rossa, porzione sinistra di rossa. Sì. Lunga, corta, lunga. Ah, il giro stretto. Sì, ma il giro dalla parte sinistra, sì, per intenderci. Ma di nuovo la rossa comunque rimane. Rimane lì, sì. E può levare la bianca. Si farla viaggiare, perché la rossa va sempre in quella zona di lato destro e ci deve passare. Ci potrebbe essere anche un run versé. Lunga, corta, lunga. Roba dura. Cioè, no, chiedo. Ci potrebbe, ma. Gioca al 3 sponde come. Cioè il 4, corta, lunga? 5 sponde. Ah no, 3. Ah no. Okay. Vediamo se passa da questo rimpallo. Qualsiasi scelta di tiro. Questo era proprio un chiodo. Questo era proprio un chiodo. Qualsiasi scelta avrebbe fatto. Sì. No. Quindi una? Una. Una. Parziale 11-6. Scusa, qui ne fate 2. Settima ripresa per Marco, che sta giocando appena sotto il 2 di media. Qui potrebbe tirare un cambio dell'effetto sulla porzione destra di rossa. No, 5 sponde. O candela. 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 Di 3 sponde dirette.
Bellissima questa. Mamma mia, Marco. Questa, bravo Marco. Bravissimo, bravissimo Marco. Questa era un granellino, sì, laggiù questa, nel prato. Questa era veramente un ago nel pagliaio, No, ma poi come ha creato questa traiettoria? Non vedete proprio come si è chiuso l'angolo iniziale. Questa non... questa è davanti. C'è. Nessun problema. Quindi siamo a 2 nella settima ripresa, un totale per Marco di 13. Sorriso per Marco Zanetti, sì, e tre sponde. C'è stato forse qualche commento dal pubblico che ha fatto sorridere sia Marco sia Michelangelo. Qui 3 o 5? 5. 5, però se gioca il 5 sponde la gialla rimane nella zona di passaggio della numero 1, quindi 3 5 5 gioca 5 di misura, allora, di misura praticamente. Gioca più biglia in modo da evitare rimpallo. Pubblico già applaude. Sì, ma... ok. Perfetto. E c'è. Giocandola così ridotta di forza, ha il vantaggio di lasciare la gialla in posizione e di evitare assolutamente il rimpallo. Sì, sì. Ma non l'ha evitato di tanto, eh? No. Sì, di 8 km. 4 metri. Qua un plus con la bianca che insomma non è posizionata proprio in un posto ideale, c'è tanto spazio per girargli dietro. La gialla? Sì, la gialla, però è in una posizione bella da plus, cioè proprio... Sì, sì, di uscita, sì. Di lunga, sì. Di sfondo lunga. Questa è stretta. No, no, sembra non stretta. Vediamo se si stende, con questa forza non si stende. Mm-hmm. E quindi giro da 3 per Zanetti che si porta a 14 esattamente in media 2. Che sono 7 riprese e adesso inizia la settima anche per Tat. Ancora un lunga corta o qualcosa dalla destra della bianca? C'è sì, un plus sulla bianca. Quindi arrivarci di una lunga. Corta, lunga, corta. Ah, ci arriva pure con due lunghe, lunga. Corta, lunga, lunga. Corta, lunga, lunga. Ah, sì. Non arrivarci da un'altra lunga. No, no, ah. Dalla lunga. Poi ci arriva di plus dalla corta, guarda. Che bravo, vediamo se la chiude. Bravissimo. Bravo, ma perché comunque giocare un tre sponde diretto doveva prendere una porzione di biglia troppo sottile, quindi ha preferito di giocare leggermente più biglia e arrivare dalla sponda corta. Non fa. Giocatore non perfetto. Fa una perfetto. Giocatore vietnamita che ha rischiato la caduta libera quando sì, sono partito il zoom e Martinelli sì è cascato momenti cascava la seggiola. Qui è una triestina, una candela insomma, credo una corta lunga corta candela, sì sì, una candela sembra un po' stretta. Sembra un po' se stretta. Non smette di girare qua gli passa dietro uno in settima. Quindi un totale per 6 per Tat. Qui Marco può tirare un 4 sponde sulla girare rossa, intorno alla gialla e arrivarci di 4, giusto sì, Alessio? Sì, sì. Di 4 o di 6, dipende dalla porzione di biglia che vuole giocare. Credo di 4, perché ha dato un filo di effetto contrario anche per allungare un po' la traiettoria. Vediamo se il recupero di 6. Stretta. No, buona. No, buona, no. Buona. L'avevo vista strettina. Perché non ha preso effetto nella... Esatto, ha spento l'effetto, è arrivata morta e quindi non ha chiuso la traiettoria di Bricolla. Guardate il passaggio dalla 3 inizialmente, proprio perfetto. Millimetro. Questo c'è naturale, no? Un graffio di gialla per le 5. Sulla gialla senza... Questo naturale, sì. Senza... Rimpalli, senza niente. Sì, sì. Ancora di misura Zanetti per controllare il gioco a centro tavolo. C'è anche questa è perfetta perché se le ha posizionate esattamente entrambe dove lui voleva. E qui c'ha i quattro lati di tutte e due le biglie.
si predilige il lato corto poi per, e si va sul giro, è più facile poi scegliere sul giro piccolo. Anche il tiro che ti dà comunque maggiore probabilità di rimanere bene, anche il tiro successivo. Quindi anche qua quasi di misura la giocherà, penso. È questa è naturale, non la deve viziare, no? Un pochino, con un po' di shock probabilmente. Però sembra un po' larga. Larga. Ah, la lascia lì. La forza era bella. Si va in pausa, credo? No, 14. Una l'ha fatta. Sì, sì, si va in pausa. Gliel'avevano già assegnata. No, si va in pausa. Fatta una ora, vero? Sì, infatti l'arbitro costabile, assistente al segnapunti in questo momento, passa all'arbitro Frediano. Frediano? Nome è Frediano. Frediano è il nome, sì. Cardelli. Il signor Frediano Cardelli passa alla... Allora, noi andiamo un po' in pubblicità. Ci vediamo davvero tra pochissimo. Thank you.
e anche questa specialità, secondo me, questo connubio avrà un futuro. Sicuramente ce lo auguriamo. Sicuramente, perché è un'esperienza davvero che arricchisce tutti, tutti i giocatori di Birilli e i giocatori di carambola acquisiscono delle nuove nozioni, dei nuovi approcci, dei nuovi contatti, soluzioni che fanno comodo poi, secondo me, a entrambe le specialità. 5 Alessio? Di quattro, in base all'effetto che sta dando, credo di tre. Ma buco? No, sembra Bellino tranquillo. Quando è Bellino tranquillo così, Marco, vuol dire che la fa piena. Qui posizionamento perfetto della palla gialla, che risponde naturale sulla destra. Quindi traversino, la spinge la gialla, la rossa. Credo sulla mezza palla di anticipo. Quindi meno di mezza palla. Vedi che l'anticipo c'era studiato, perché l'anticipo si può giocare anche a palle dritte così. Ma anche io credevo giocasse il posticipo, però... Infatti, il posticipo più grosso, stavo dicendo, perché negli schemi che ho io, questo qua si gioca con la palla più scarsa. Questa è più precisa, più... Però ho deciso questa, Marco. Plus per Marco. Vediamo se cede un po'. Questa... Uno per Zanetti. La nona ripresa anche per Tat, e ha bisogno di una miniserie che gli deve dare un po' fiducia anche per accorciare un po' il divario, che adesso è importante. Sono 12 punti che all'italiana riportati diventerebbero 48, e intanto entra subito bene al tavolo. Bravo Tat. Io faccio sempre notare la stessa cosa, un Marco che a vederlo non è estremamente soddisfatto, sta giocando in due, cioè non è soddisfatto, no, era lì che diceva, sta giocando in due, 18 in 9, cioè già giocando così 18 a 6, cioè, lì vedi proprio la differenza, e stai parlando di... Questo ragazzo che abbiamo seguito, parlo di Tat, che abbiamo seguito, gioca veramente, veramente bene. Qui la, se la leva di due. Poi diciamo, al di là della media, si guarda sempre quello che si sbaglia sul tavolo. Cioè, magari una partita tu puoi giocare anche a media 3, però paradossalmente hai avuto delle figure magari più facili. Invece una partita magari giochi a media 2, però hai fatto biglie difficili, quindi certo, hai anche giocato tante volte la media. Però vabbè, Marco, adesso... E qui una sorta di giro a farfalla, questo proprio di giro a farfalla, quindi a prendere lo spicchio della con la bianca, chiaramente, sì. Ma anche no, forse. No, sì, bere deve bere. A bere per forza, sì, a bere con la bianca, dai. Se gira dietro però è sfortunato. Vediamo se la recupera, di Carré, buona. Bravo Marco. Ma io penso che se la sia fatta buona, con il Carré l'ha fatta arrivare viva o no? Di velocità, sì, di sì. Velocità. Perché se fosse arrivata lenta non avrebbe fatto lo stesso. No, andava via, andava chiaramente via, scarica di effetto contro, quindi sarebbe potuta andare via. Sì. E qui un anticipo a rimanere corto con la rossa, di non farla arrivare neanche alla gialla. Sì. Questo anticipo, Alessio, è un colpo naturale o deve fare qualcosa se giocherà l'anticipo? Se gioca biglia scarsa deve dare un po' di retro, un po' di shock. Oppure sì, lo shock in velocità, quindi che non uscirebbe largo. Shock in velocità. Ah, no, vediamo se di... la recupera di 5. No, l'ha giocata. Ha tirato il 5, sì. Però un po' questo stretto. Stringe troppo. Abbiamo visto la stessa carambola ieri con dall'altro lato, sì, con Marco che l'ha fatta tanto larga di 3. Poi è passato strettissimo di 5. Che abbiamo detto, sì, come l'ha giocata, se aveva giocato il 3 l'aveva sbagliato, è vero, se l'era fatto buono, me lo ricordo. Vabbè, qui chiaramente ha tirato il 5. Ha giocato di 5, vabbè, ce lo diceva forte. Ieri invece ha sbagliato lo stesso tiro, però... Sì, ha sbagliato lo stesso tiro. Scusate, il giro era di 1 di carambola, ha fatto una. Il nostro discorrere di ieri era se le fatte buone tutte e due, il 3 e il 5. Invece poi, ragionando, abbiamo visto che se è passato già distante dalla palla e l'ha fatto stretto di 5, se fosse passato più vicino
di 3 l'avrebbe fatto ancora più stretto il 5. Quindi, bravo, l'uomo di 3, bravissimo. Perfetta. Prendere lo spicchio della buca, prendere l'ultimo pezzettino di lunga disponibile per centrare il punto, anche sfortunato perché si mette un chiodo, perché mette la biglia bianca in Siberia. Sì. Sì, ha soltanto la rossa come 2. Qui può giocare un lunga reverse, cambio d'effetto. Sì. Però non è banale questa. No, soprattutto perché quella rossa lì, se per prendere la porzione, ritorna. Perché se prende la lunga non succede niente. Però se prende la corta può ritornare lì, secondo me. Vediamo se prende. Che bravo! Fantastico, Tat! Fantastico! Fantastico anche il tuo socio, però. Che l'ho detto che tornava lì. Bravo. La rossa. Però ha preso l'osso, socio. Ha preso proprio l'angolo. Ha preso l'osso pieno. L'osso pieno è doppio. Ha preso proprio lo striscio. Ha preso l'osso. L'osso cos'è? Doppio zero? Cioè doppio zero. L'angolo, la buca. Proprio nel mezzo tra la corta e la lunga. Che non si sa che se ha preso la corta o la lunga. Qui di 3 di shock, o fa di 5? Di 3? Sta giocando. E chiude anche questa. Comunque, quando lascia andare il braccio, Tat è una roba impressionante. Spintarella banale questa cosa. Mamma mia. Ho fatto una curva incredibile. Una spintarella banale questa proprio. Però voglio anch'io mangiare quello che mangia lui, è un po' stomachino, tu stai attento. Lunga. Diamo 3 lunghe, ancora a segno. Bellissimo. Si infiamma la finale. Serie aperta di 3 per Tatte e finora questa è la sua miglior serie. L'ha fermato sempre a 2 massimo, alla quarta e alla sesta. Questa è la decima. Qui può tirare un 4 sponde sulla rossa oppure una candela sulla bianca o sulla rossa. Candela sulla bianca e sembra buona anche questa. Vediamo se non gli si apre. Bravissimo. Serie di 4 aperta. Alessio, ti saresti mai immaginato di seguire questo evento? Seduto con noi, Ti piace l'idea? Beh, noi siamo davvero dei privilegiati. Perché ora, non ci prendere il viso perché noi preferiamo vederti giocare. Tu che sei ancora un giocatore. Avrei preferito giocare, ovviamente, però devo dire che mi sto divertendo tanto lo stesso. Bene, siamo contenti. Abbiamo attenuato un po' la tua delusione. Sì, questo sì. Lunga, corta, giusto? Sì. Lunga. No! Aspetta. No! Ci è passato davanti dietro. No! No! Incredibile. Non ci credo. Se Mirko riesce a... ci sente, no? Dal... Sì. Se ce la rimandi questa, Mirko, per cortesia, perché... Intanto giro piccolo per Zanetti. Quante riprese? Siamo a 11. A 11 per Marco. Qui tira un giro. La gialla non si mette in una posizione molto favorevole. Comunque, insomma, Tat, la... ci ha messo una bella pezzettina. Sai, vado 5. Plus sulla gialla di 3 sponde. Corta, lunga. Sì. Non banale questa perché la rossa è tanto distante da sponda. Anche la gialla. Vediamo se se la conserva e va a segno Marco. Bellissimo. Questa era in mezzo al mare, sì, e l'ha presa piena. In mezzo al mare devi stare attento alla numero 2 che comunque che non ti porti via la 3. Che non ti porti. Esatto.
insomma, c'era da mettere tante cose a posto, in ordine. Ma lui si porta il ventilatore e il vigile. Il vigile per il traffico. Ancora un plus, probabilmente. No, giro, di tre. Un giro? Sì. Di tre. Uscita buca. Qui avrebbe preferito un altro ritocchino per fermare la corsa della rossa. Però anche può recuperare comunque... il plus. Sì. Siamo sempre a due, giusto? Dovremmo essere a due, sì. Qui plus sulla rossa, di 3 o di 4. Corta, lunga o corta, lunga. Esatto. O di 3 o sulla palla. Pesa grossa. No, pesa scarsa. Doveva creare più shock, la pesa scarsa. La presa scarsa, sì, giusto. Questa non me l'aspettavo. È successo qualcosa durante il tiro, infatti... Marco ha fatto una faccia un po' strana. Ah, ok. Quindi ne ha chiuse, ragazzi? Quanti? Tre. 22 in 3. Qui lunga, corta. Di nuovo cambio dell'effetto, sì. Simile al tiro precedente. Questa però... Se prende tanto effetto, bravissimo Tat. Gestire gli scambi, velocità e tutto, tanta roba. Tanta roba, sì. Qui è sfortunata, ancora le biglie si riallineano, quindi ha solo la rossa come due. Forse di nuovo un cambio di lunga corte. A questo punto ne ha realizzati comunque 2 su 2. Ma oppure... si sceglie sul lato destro della rossa o si sceglie sul lato destro? Ma credo stia attaccando la bianca. Qui tira tipo un... Tira candela. Candela sulla rossa. Non si capisce bene. Tira la candela d'effetto contro. Vediamo se passa dal rimpallo da qua. Ma questo era uno spillo. Sì, era piccolino. Questo era proprio uno spillo. Nonostante con l'effetto contro sia arrivato quasi... alla buca, all'osso. Quanti anni ha Tat? Ma credo sulla trentina, anche di meno. Perché a loro non riesce a dargliela veramente l'età, perché sembrano tutti ragazzini. Sì. Probabilmente qualche anno in più, ma però ci sono molti ragazzi in Vietnam che giocano bene. Recentemente un ragazzo di 24 anni ha raggiunto il podio in una Coppa del Mondo. Podio in una Coppa del Mondo. Quante sono le prove di... Intanto un errore inusuale per Zanetti. Quante sono le prove di Coppa del Mondo? Mi sembra 6. Quelle in giro per il mondo. Giro, sì. Turchia, Vietnam, Corea, Olanda, Egitto. È un'altra che non mi sta venendo. Colombia, sì, febbraio. Devi aggetti mica da ridere, eh? Ecco, lì in Colombia non è che sarei proprio tutto sto tranquillo io. Bogotà, mi sembra, sì. Ah, proprio. A febbraio. Ah, per un niente, ma lascia lì. Pensa se dicessimo alle mogli, dove andate? Cioè andare a commentare una roba di Coppa del Mondo dove? A Bogotà. Poi passiamo in Corea. Poi... Sì, ci stanno sentendo. Silenzio. Dire niente. Dici che non gli hai ancora detto che dobbiamo andare? Come no? Ha detto viene anche lei. Ah, perfetto. Si va. Sì. Va bene, poi. Plurale. troveremo il modo, socio. Tre sponde di colpo a sviluppare. Vediamo quanto sviluppa. Qui deve sviluppare viva tanto. Ancora. Qui deve questa sviluppare viva ancora. Tanto. Eccola lì. Bravo Massimo. Ma poi guarda come ha giocato la 2.
E anche qui rimane, credo che ci siano tutti e tre i punti. Adesso non voglio fare il il gatto come che... guarda, allora, posti per gli azionisti della Gatto Nero ci sono. Il Gatto Nero, ok. Sì, sì, sì. Noi la quota associativa la prendiamo da tutti. Sì, sì. Anche per alimentare la Gatto Nero. Che... Vediamo se... No, vabbè. Cioè, sì, sì, questa sì. Strapiena. Il fondatore ed amministratore delegato rimane Mirko Bianchi. È riuscito a fermare degli auto, dei treni proprio, sai, in corsa. Sì. A me ha detto due o tre volte: vai tranquillo, gioca sereno. Non ho fatto una non l'ho fatta proprio. Chi ha Foligno? Hai sul televisivo. Se giochi così, come fai a perdere? Rotto. A posto. Per la chiusura, Zanetti con questo giro. Giro piccolo. Sulla gialla, sì. Anche qui non ci dovrebbero essere problemi di rimpallo. E chiude. E Alessio non entra a far parte della Gatto Nero. Il suo piazzamento della sua quota. Ho rischiato. Rimandato per adesso. Sì. E chiude Zanetti in 12 riprese, 25. A 11 il parziale. E si prende una bella standing ovation Marco Zanetti. Che partita. Quindi si parte da 100 a 44 per Aniello e sarà invece Summa che batterà l'Acchito senza poter fare punti. Noi nel frattempo andiamo in pubblicità. Non abbiamo la pubblicità, però abbiamo Rocco Summa che si sta preparando a battere l'Acchito. Nicola Costabile sta sistemando i nostri amici birilli sul tavolo. E qui... Ah, scusate, mi ero confuso. Le riprese con quelle effettuate, ne ha fatte 13, scusate. Parte da 52, ho sbagliato. Quindi ho 1.900. 1.800 qualche cosa, 25 in 13, no? Ha fatto 25 in 13, sì. Sembra 1.92, qualcosa del genere. L'avevo fatto ieri. Per questo. Sì, 1.900... di 1.923, insomma c'è di peggio, che dici Ale? Sì. E qui adesso Rocco come può decidere di impostare la partita, sempre giocare rischio? La imposterà lui, io ti dico come la imposterei io, cercherei di giocare nel modo più naturale possibile, cercando di non farmi condizionare dal punteggio. Cercando il mio biliardo, Rocco ha un biliardo di quelli che possono dare noia, c'ha il super tiro e quindi io giocherei come se fossi 0-0, sapendo che anche perché se pensi di essere 50 punti indietro, insomma. Finito. Non si salva Michelangelo Agnello, prima possibilità per Rocco Summa con un traversino. Gioca ad andare avanti di colpo in testa di tre passate e mezzo a ritrovare difesa sul traverso del tavolo. Ottima l'esecuzione del fuoriclasse di Baragiano. Sì, peccato che non ha mancata la marcatura sul filotto di seconda. Sì, però assolutamente buona l'esecuzione. Si poteva fare di più, ma non era facilissima, soprattutto se si gioca ad andare avanti di colpo in testa. Tre di calcio per Agnello. Questa si è avvitata.
Dici era meglio di così, eh? Sì, per me era meglio di così. Mi è sembrato anche a me di percepire uno stacco, non... Era parecchio meglio di così, Nico. Che l'impatto era sui tre, è stato su un tre quarti, quindi quella la porzione. Cioè poteva andare a prendere sì, più da rosso che da, era più da rosso sono, che da quattro. C'è stato un kick che si sono un po' avvitate. Capita spesso quando magari c'è tanta gente a quest'ora, che è un'ora un po' infausta per i biliardi, che tendono ad assorbire l'umidità della giornata, e comunque il cambio del coefficiente di umidità con tante persone dentro un locale lo fa assolutamente. 3 di calcio anche per Rocco Suma, vediamo se sforza la misura, sembra di sì. E anche lui sul 4, ma questo è un 4 addirittura peggiore di quello di Agnello, perché Agnello vede palla. Non credo la veda per traversina a girare, Gianluca. Sì, in luogo di ciò potrebbe giocare giro. Ma in questo caso Rocco ha deciso di giocare un po' più veloce per... No, è partito sul lungo. Lui ha giocato quando questa... si gioca veloce si tira proprio a buttarla in fondo al tavolo, quindi più veloce ancora. Invece il travezzino l'ha puntato, però non mi sembra convinto. Andiamo, pallino. Gioca strisce 4. Ah no, beh, ma vede va. Giro vede, allora gioca giro 4 a giro più pallino. Sì, esatto. Ha tenuto molto bassa la forza Michelangelo, proprio per probabilmente per controllare l'impatto sul pallino da 4, che aveva paura che andasse sulla strada, gliela mettesse sull'altra. Sì. Vediamo Suma se gioca a scendere. Io credo che giochi a scendere. Sì. Due passate, poco di più. Bravo Rocco. Vediamo se la gialla oltrepassa il centro del tavolo. Perfetta questa, bravo Rocco. Capolavoro di Rocco Suma. Poi a chiedergliele a Rocco, gli chiedi anche le forze. Sì, sì, sì. Due passate, poco di più. È proprio. Oh, è arrivata anche la nostra super Vale. Ti stai divertendo, Vale? Molto, molto emozionante. Gruffa per Agnello. Starà sul pelo della palla. Ah, no, gioca proprio a intestare. Non l'ha neanche guardata. È qui un evento molto fortunato per il fuoriclasse di Mola di Bari. Un 3 che oltretutto preso anche nel modo migliore, sì. Che gli garantisce una difesa diagonale. Vediamo se Rocco, quindi una sponda, no, due sponde, due sponde. Bricolla, quella che noi chiamiamo la bricolla. Qui non riesce ad arrivare dallo stretto. L'ha presa troppo larga. Questa era la forza per i birilli, o l'ha presa dall'altra parte della biglia. Prendendola con questa, in questo modo, è risultata corta. Gira ingaruffare per Agnello. Esplode il castello. 10 punti a ringaruffare. Perfetto. Trova anche una bellissima Bravo forza. Michi. Ad esempio, vedi, la bricolla, te mi parlavi del nome dei tiri, geograficamente, ad esempio, in Toscana si chiama rinterzo. Calcio di rinterzo. Calcio di rinterzo. E il tre sponde di calcio, calcio di rinquarto. Di rinquarto. Calcio di... Rinquarto. Pure rinquarto. O rinquarto. Toscana, noi siamo abbastanza avanti, Sì, sì, sì. E ancora contatto un po' così, dici? No, ma sai che cosa? Mi dà l'impressione che che stacchino proprio poco le biglie. Proprio pesante. Pesante lo stacco delle biglie, sì, perché qui non si sono assolutamente aperte, cioè sono arrivati due sassi uno contro l'altro. Bricolla ancora di due Agnello questa volta, corta lunga. A segno Agnello, 4 punti. Vediamo se Rocco decide anche lui di stare per le due, perché può dare una difesa migliore, quindi può arrivare più al centro del tavolo con la sua qualora realizzasse. No. Risponde è una, viene da una zona un po' più riquadrata, ma addirittura la vede, quindi la vede per lo sfaccio. Di primo? Di prima di una passata arrivare a pallino 3. Ah, la vedevo. Che bravo Rocco. Wow. Che bravo Rocco. Tuo filotto e centralizza. Se l'avesse presa più scarsa avrebbe portato la sua ancora più in buca, perché
No, forse non lo so se no. La portava in buca, no. Perché ha toccato l'overtura, che ha toccato anche la lunga. Questo è un autentico capolavoro, un bilanciamento splendido trovato da Rocco Summa. Sponde palla intestare per Agnello, trova un rimpallo largo, vediamo se concede uno spondabilia oppure un fianchetto oppure un bel niente. E rimpallo anche qui nella zona neutra. Se, allora fa parte del tiro anche lì, basta che non lo prendi grosso. Diciamo che trovare questa forza che neutralizza un po' la posizione, che ti dà poco, è un po' celestiale. Adesso vedi, un po' più corto lascia un fianchetto, un gancio, e un po' più lungo avrebbe lasciato uno spondapalla liscio. Cioè da due tiri lo fai un po' più corto, un po' più lungo, hai il tiro dalla corta o dalla lunga, e sono entrambi tiri d'attacco. Così invece lui è costretto a ricavarlo con una parabola, che è più difficile. Meno male che probabilmente prenderà la corta con la sua, quindi riuscirà ad andare anche forza qua. Non tiri di due, no, tira di una. Infatti aveva la corta, se realizza tre è già una buonissima cosa. Ma anche cosa. Se non lo realizza, e se non lo realizza finivo, infatti non lo ritirerebbe. Una gran bella uscita da parte di Rocco. Sono curioso se Michi andrà di bricolla, che deve calcolare questa parabola e soprattutto deve calcolare la forza, quindi stando allo stretto e dando più forza oppure stando sul largo e dando meno forza. Bravo, mamma mia, super tiro di Michelangelo Agnello, fantastico. Rocco gli va a battere sul tavolo, perché questo è un gesto tecnico meraviglioso. In un momento che poteva andare in difficoltà, Agnello tira fuori una perla. Questa era delicata tanto, Alessio. Sì, questo è da annoverare negli stratiri. Per il momento, in genere, sarebbe uno stratiro, ma fatto in questo momento stai comunque giocando una finalissima di un qualcosa di importante. Risponde per Summa. Summa sullo stretto. Qui deve prendere, deve andare un po' più sul largo. Era l'errore che non doveva fare, sì. Assolutamente. Questa è una palla che può scrivere la parola fine a questa finalissima. Stretta ad andare avanti per Agnello. No, gioca lo sfaccio. Questo rimpallo è andato di lusso qua. A favore. Cioè non a favore, però. Sai, quello che parlavamo prima oggi, la forza per bere al momento che prendi questo rimpallo, in questo caso c'era. Gliel'aveva data 3 e mezzo. Qua non... Infatti, guarda come lo guarda Marco, come dire, mi hai fatto stare un po' in pena. Lo sguardo di Marco è eloquente. Non era proprio quello, però non lo possiamo dire. Marco lì si vedeva il fumetto, e se bevevi con questa forza ti dava una testata. Era questo là. Girone per Summa di 5? No, di 5. Sì. Lo deve chiudere un po' impostato largo. Ah no, va di 3. Giro e 4. Wow. Guarda che ha fatto il difficile qua. Solo 4 per Summa. Sì, che poi è riuscito. Ha fatto gli stretti. Sì, adesso vedendo quando ho visto la punteria, effettivamente stava puntando molto basso. Certo che qua con la stessa bravura fai 12-14. Puoi fare anche 14. Sì. Lascia andare il braccio, Agnello. Ma sicuro? Come gioca un 4 no. Gioca un pallino da 4 alla Zanetti, guarda. No, ma l'avevo visto puntare quando è andato giù, l'avevo visto preparare. Aveva lo sfaccio e il 4. Qui ha giocato il pallino da 4. Quello che hai visto, esattamente quello che hai visto. L'obiettivo poteva essere il pallino, un birillo del castello andava benissimo. Questo tiro ti dà 3 vantaggi. Uno di allontanare le biglie. Quindi è una difesa a prescindere. E diagonalizzarle, quindi in qualche modo magari non ha trovato difesa ma le allontana. Può fare il pallino da 4 e addirittura può fare anche filotto. Quindi giochi 3 cose buone che possono accadere. Sì, il fatto del lasciare andare il braccio, che spesso e volentieri, soprattutto nelle prove che commentiamo, vengono attaccate. È anche vero che ha un altro punteggio, si gioca ai 60, però non è raro che lasciano andare il braccio su queste palle. Non ho capito. Qui perde il controllo.
cosa... Se Mirko ci dà un replay, forse riusciamo a capire meglio. Non lo so sinceramente. Però qui è molto facile per Aniello realizzare il pallino 4. Vediamo se realizza anche il traversino. Ma gli avresti dato questa forza? Ma avrei dovuto essere lì. No, ma d'idea, cioè dare la forza. Poteva tirare anche 3 e mezzo il pallino da 4. No, ma anche semplicemente un filo di più a buttare. Invece troppo che la misura. Peccato che non riesca a portare via il pallino da 4 con la sua per liberare la strada centrale. Lo trova da 3 anziché da 4. In totale fa 5. È una marcatura che Aniello avrebbe firmato. Ma assolutamente. E qui Aniello ti tirerà un... potrebbe giocare pallino da 3. Pallino da 3 a girare. Scappare con la sua, a fare un giro stretto. Quindi a fare un giro stretto con la gialla e la sua passare davanti al pallino, che è esattamente quello che sta tirando. Eccolo qua. Ha giocato anche un gran bene da Michelangelo, che da tanta protezione, bravissimo Michelangelo. Qui non chiude la strada delle tre. Sì, un tre da giocare bene, la sponda lunga molto vicina. Bisogna valutare il fatto che la forza da dover necessariamente imprimere tende a chiudere immediatamente la traiettoria, quindi questo è da valutare nella battuta, sia nella battuta che nella steccata, da valutare. Infatti gli si è chiusa, la battuta tanto. Vediamo dove va questa gialla, più corre adesso è meglio per Rocco. Sì, non è mai un trattamento facile quando la palla avversaria, la battente, nasce vicino alla sponda lunga. Dici, non vede nulla, eh? Non vede neanche un graffio alla Zanetti. Alla Zanetti? 4 alla Zanetti. Addirittura tira di 2 e passare dietro al pallino. Non c'è la rossa davanti? C'è, però un tiro delicato che potrebbe prendere tanto effetto. Mamma mia, bravo. Si è preso un bel graffio. Guarda che bello l'applauso anche di Nguyen. Cioè, vedi, proprio gli ha fatto l'applauso soddisfatto proprio e dell'avversario. Hanno una sportività che comunque sono proprio bellini da vedere al tavolo. Che bel modo che hanno di giocare, di star sul tavolo. È un mondo davvero che non conosciamo noi adesso. E non ho lo Strator, dunque fammi vedere, ha bisogno di un'uscita appena sopra il 30, sì. Deve giocare una 30 di effetto naturale, di 2/3, diventa una 26-27. Chiude tanto, eh? No, lì dovrebbe averla ancora al bersaglio. Chiude tanto. Però aveva vantaggio, poteva stare anche... Lo so, però lo sai, devi stare un po' più alto di battuta. A prenderla larga, poi ti girano le scatole, lo so, cioè stai lì, se lo fai bene. No? Ma poi lui deve giocare sereno. Questo... Il calcio di rigore a porta vuota per Aniello. E senza portiere in porta. Ne realizza 8, rimane un po' sotto misura, ma... Qui vediamo se Rocco gli lascia andare il braccio a prendere un contatto felice con il pallino. Ci potrebbe stare. Sì, anche perché deve rompere un po' lo schema Rocco. Anche deve perché vedere... di spinta potrebbe addirittura non farlo male. Io penso tiri di colpo proprio a prenderlo pieno dopo la lunga. Sì, e poi un 3 e mezzo chiaramente. Deve vedere un po' dove gira il sole. Ma dici che ha tirato a rispettarlo? No, secondo me ha tirato a farlo. Sì. Già fuori. Sì, lui ha tirato quello che ho detto io e non ha preso il pallino. 10 punti per Summa, anche perché aveva un giro proprio sulla bevuta. Qui mica va di calcio sicuramente, potrebbe giocare di mezza passata e potrebbe giocare anche di misura. Metti dal pelo, scappar via, pelo è brutto. Andare sotto...
Pallino. Sì, lui è un caramba, uno che... è uno che li conosce bene questi sì, scambi. Però, eh. No, questo sarebbe una scelta... è abbastanza vicina, sì. Forse è stata un po' più lontana. Una e mezza può giocare in controllo. Eccola qua. Se la prende più scarsa gli vanno al centro. Ora, se avesse fatto 10 in questo modo sarebbe stato fortuna. Abbastanza fortunato. Sì. Qui tiri a smezzarle, a fare 4 e aprirle. La forza è corretta, se avesse preso più meno palla le biglie si sarebbero aperte entrambe verso il centro delle corte. Così, fallo di seconda sarebbe stato sì, anche perché ha rischiato, perché di vicino ce l'ha bevuta, sulla palla ancora più grossa. Tanto giù 10 per Rocco, che cerca proprio questa misurissima. Guarda, è sfortunato qui perché sì, se tocca pallino forse può andare anche in difesa. Sì. Se avesse toccato il pallino avrebbe portato il pallino un po' verso il centro e la sua verso la buca, quindi avrebbe potuto fare anche Steola. 61-55 sarebbe il parziale di questo incontro a favore di Summa. Michelangelo 6. Questo sbirillo migliora tanto. È un premio alla carriera questo qua. Ho detto giusto. Adesso 61 pari, sarebbero una partita da 52. Quindi ne ha fatti 56 Rocco. Come 56? 109. 109 Rocco mi sembra. Da 52 a 109 però non ce ne sono 56. No. Socio. Da 52 a 109, 48... 48 e 9 sono 57, però se vuoi ti dico 57, 50. Sì, no, scusa. E qui... qui mi sa che... Ma cosa è successo? È andata al volo, è passata davanti. Sì, ma non è, è un errore stratosferico. Stratosferico per lui. Allacchito Michelangelo Agnello, via il filotto. Questo forse toglie definitivamente le speranze alla coppia Summa Tat. Qui un percorso un po' strano della battente. È stato un palla. Ma io secondo me lui ha giocato, sai cosa ha giocato? Due a modi tre veloce. Due a modi tre veloce a fare lo sfaccio di seconda scendere. Lo sfaccio scendere. Sì, sì, sì. Vediamo se riesce a quadrare difensivamente la posizione. Summa. E ce la fa. E ce la fa. Sì, lui ha giocato il 2. Sì, sì, a scendere. Sì. Sì. Non aveva senso è una figura che gli ho visto fare ad Arco di Trento. Esatto, bravo. Contro Barbini, se non vado errato. L'avversario non me lo ricordo. Sì, sì. Mi ricordo, Summa Barbini me la ricordo. Adesso non la so assegnare a quella partita, però sì. Bravo Michelangelo. Qui si mette molto vicino al pallino e fa assolutamente un affare. Vediamo se Rocco cerca qualcosa di a rompere un po' questa inerzia. Qui Rocco deve tirarci, dargli gas, deve cercare qualcosa di no, ma al di fuori del più possibile, cercare un qualcosa per vedere dove la stellina si tira qua, anche un qualcosa di infatti vedi tirata anche in modo magistrale questa raddrizzata. Questa per un niente, peccato, guarda, sarebbe tornata anche in difesa tutto questo combination sul pallino, sposta la traiettoria che... Qui di solito si tende a guardare il soffitto per vedere se non ce ne casca un pezzettino addosso dopo queste cose qua. Effettivamente. Gioca di colpi in testa, di tre corse. Questa gli rientra. Questa gli rientra, sì, una filotto, sì. Grande, punti. Qui una grande qualità esecutiva di Michelangelo Agnello con la battente che congela praticamente attaccata alla sponda. È gestita molto bene.
60 punti di vantaggio e meno 17 per Aniello. ...1600 dispositivi collegati, e qui siamo veramente contenti della cosa. Non avremmo pensato all'inizio. Tanto 10 punti per Aniello, che giustamente non va dal sottile. E si mette a 7 punti dal titolo. Rocco, Summa. Vediamo se ci regala una perla, Rocco. Una perla, noi siamo sempre, pendiamo sempre dalle sue labbra. Ci regala un diecino, se arriva, se non cede. Qui gli si è spostata in modo evidente. Sì, magari un 2 c'era. Non so se era proprio dal rosso, ma... Poco cambia. Deve andare al volo a toccarla Michelangelo, sceglie la lunga di sinistra chiaramente, anche una posizione abbastanza comoda per salvarsi. Insomma, buona anche questa. Ultimamente non ha più fatto un giro a un vuoto. Passaggio a vuoto, sì. Ci si è andato tutto, a parte qualche episodio, ma è andato tutto come doveva andare. Insomma, si difende su questo due sponde di leggero effetto contro. Aniello pensò al volo a cercare i 4 punti che lo dividono dalla conquista del titolo. Possono arrivare addirittura qua, vediamo se accelera questa palla, palla. E chiude. Arrivano e vince Michelangelo Aniello e Marco Zanetti. International Biathlon Teams Cup Open e l'abbraccio tra i compagni di team. Marco Zanetti e Michelangelo Aniello sono i campioni del mondo di biathlon. È un grandissimo titolo, una coppia che... ora lo possiamo dire, difficilmente poteva essere contrastata, partendo con un Marco Zanetti a carambola con delle medie stratosferiche. Ci ha fatto vedere qua a Calangianus, evidentemente Marco Zanetti si trova particolarmente bene, perché ci ha fatto vedere un livello di gioco incredibile nella semifinale, soprattutto ha fatto un qualcosa di eccezionale. In questa finale ha fatto quello che doveva fare, ha mantenuto una media leggermente più bassa, ma nulla, anche con una media bassa non si è potuto fare nulla, tanto le immagini sul televisivo. E Marco, secondo me, è andato a contarsi le riprese, guarda, va a contarsi le riprese, sono 12 le riprese di Marco, tanto le immagini, anzi no, 13 o 12? No, sì, mi sembra 12. 1.936. No, mi sa che ha chiuso un 12 già lui. 12. Poco più di 2. Sì. Allora poco più di 2. Una media che non ti dico che a lui sta stretta, ma una media appena appena. Noi attendiamo delle informazioni dalla regia, se dobbiamo chiudere oppure se cerco di andare a fare un'intervista o la facciamo durante la premiazione. Ci stanno... Aspettiamo un attimo per la chiusura. Intanto nel frattempo noi ringraziamo il nostro nipotino acquisito Alessio D'Agata, e sicuramente insomma l'arrivederci a Alessio, speriamo che andremo noi a trovarlo. Sì, ed eccolo lì, è partito il giusto tributo sul biliardo, guarda che bello. Questo non lo sapevamo nemmeno noi. Sì, sì. Lo sapevi tu? Non no, ho no. Niente.
Eccoli qua i quattro finalisti. Sulla destra la coppia che ha conquistato il titolo, Michelangelo Aniello e Marco Zanetti. E poi voglio fare davvero un plauso a Tate, che ha giocato il torneo, in questo torneo insieme a Rocco Summa, una coppia formata al momento, chiaramente non si conoscevano. E davvero una bella manifestazione. Faccio davvero ringraziamenti a tutti gli organizzatori, ma tanto tra poco torneremo in diretta per la premiazione, quindi ci saranno i dovuti ringraziamenti a coloro che ci hanno fatto vivere questa bellissima avventura. È davvero tutto per questa diretta, ringraziamo tutto il nostro team. Io ringrazio Gianluca, ringrazio Alessio per la sua disponibilità, e quindi davvero a presto Alessio, chissà che questa non sia una delle prime tante volte che commenterai con noi. La prossima volta però vorremmo vederti giocare anche molto meglio di come hai fatto. Giocato qua. Quindi davvero tutto per adesso, quindi ci vediamo tra poco in diretta per la premiazione. Ciao a tutti.